Ciao a tutti, rieccomi. Dunque, sono vestita come prima, sono nello stesso posto di prima perché ho preferito separare i terminati nostri e terminati dei bambini, così a chi interessa può guardare uno o l'altro. Qui con me ho Nicolas che mi fa da assistente e niente, vi faccio vedere cosa ho terminato nei primi mesi di Nicolas, poi alla fine, perché le salviettine. Eventualmente poi vi lascio il link del video relativo alle salviettine. Farò anche un video per quanto riguarda i pannolini, quindi adesso vi farò vedere solo quelli che, le tipologie che ho terminato in questi 2 mesi. Gli altri poi ve li farò vedere tutti insieme e basta, partiamo che così. Partiamo proprio con i pannolini. Ho finito gli Huggies, questi che ci sono nella versione bimbo e bimba. A me piacciono molto, anche se sono un filino piccoli per Mattia. Vorrei spendere 5 secondi per il discorso delle taglie. Non, alle neomamme, non guardate il peso dei bambini. Cioè, questi sono 5, 11, 25 kg. Nicolas ne pesa 10, gli sono piccoli. Cioè, dovete provarli, più o meno la taglia sarà quella, però dovrete provarli. Poi ho finito questi, in upper jeans, che a me piacciono molto. Sono 14, costano 3,99 euro, credo, mi sembra, sì, al Bimbo Store. Li ho già usati diverse volte, mi piacciono molto, la vestibilità è molto buona, l'assorbenza anche, sono molto morbidi, quindi promossi. Ecco, per esempio, lì ho preso 11-25 kg. Questi della Sigma, marchio Sigma, ho preso il gigante 15-30 kg e gli sono leggermente larghi, però Nicola, sai, i cosciotti non gli fanno almeno la riga sull'elastico della gamba, per cui la misura è un po' da verificare bambino per bambino. Anche questi sono molto carini, sono molto morbidi, mi piacciono, non sono i miei preferiti, ma comunque se vi capita di passare in una Sigma, il prezzo non è proprio bassissimo, nel senso che sono 4,99 euro, però si può fare, ecco. Poi ho finito queste salviettine di cui ho già parlato, che io utilizzo sul tavolo, quindi quando mangiamo la pappa. Poi ho finito queste salviettine qua della Chicco. Chi ha visto il mio video sa che io non amo le salviettine della Chicco, quelle verdi quantomeno. Hanno un buon prezzo perché costano 1,99 euro, sono 72, sono testate su pelle sensibili, quindi è molto importante. 0% parabeni, fenossi, etanolo, alcol e sapone, e hanno un tessuto morbido. Rispetto a quelle verdi, per intenderci, il tessuto è veramente migliorato, quindi sul tessuto niente da dire. Il profumo è cambiato, quindi anche quello abbastanza buono. Continuano a non rientrare nella mia top 5, insomma, quindi se c'è la necessità le ricomprerò, altrimenti prenderò altro. Al momento mi trovo molto bene con quelle della Cicciobello. Poi ho finito, mi ruba, i bastoncini cotonati della Crescendo Coop. Io adoro la Crescendo Coop come marca per i bambini, secondo me, sia per quanto riguarda il mangiare, sia per quanto riguarda i pannolini, sia per quanto riguarda i prodotti di detergenza, è ottima. Quindi questi sono, vabbè, i cotton fioc classici, quelli per i bambini. Non si sfilacciano, sono morbidi comunque, quindi mi piacciono. Avevo finito all'epoca le coppette assorbilatte, sempre della Crescendo Coop. Sono imbustate a coppia, ipoallergeniche, dermatologicamente testate. Mi sono piaciute abbastanza. Fortunatamente questo periodo è finito, quindi non abbiamo più bisogno. Comunque, se doveste averne la necessità, hanno un buon prezzo e ve le consiglio, insomma. Poi ho finito questa. Mostro!
Il mostro, bravo! Devi vedere lì come si chiama, è quello c'è il mantello molto grosso. Sì, un secondo che finisco e poi arrivo, va bene? Io ti sto vicino. Sì, però abbassa il volume. Scusate. Dicevo, ho finito della mustela, l'acqua, questa l'acqua lavante, non so neanche come chiamarla. È veramente buona, io la utilizzo per lavargli il faccino, la utilizzo per le manine, la utilizzo per i sederi, la utilizzo per tutto, è veramente buona, costa sui 12 euro credo, io l'avevo trovata dentro a una delle borse che ho della Mustela, ne ho un'altra nuova, ma credo che la riacquisterò comunque quando mi finirà, quindi il profumo è buonissimo, un prodotto secondo me veramente 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 valido. Poi ho finito, no, non ho finito, ho buttato in realtà delle creme cambio. Allora, direte due, sei gnocca o che? No, allora, io adoro i prodotti della Natura Bella Baby, il detergente per le manine e quello per il bagnetto, diciamo. La crema all'ossido di zinco è orrenda, è liquida, non si spalma bene, non ha profumo, no, comunque il profumo è gradevole, però io ho detto, boh, è così liquida, magari ho sbagliato io, perché molto spesso capita che le creme magari prendano caldo così e non va bene, quindi ho detto, la ricompro, provo, è uguale, quindi le butto, sono nuove, sentite? Ma può una crema cambio essere così? Cioè no, quindi niente, bocciate completamente, non le ricomprerò mai più e boh. Un'altra che butto è questa, che ho provato a prendere da MD, perché diceva con olio di argan, burro di karité da agricoltura biologica con 5% di pantenolo, 90% di origine naturale. Ho detto, boh, ho letto gli ingredienti, erano veramente buoni, ho detto provo. Allora, la... no, sti figli, no. La crema è orrenda, sembra scaduta fin, la consistenza non è neanche male, però sembra scaduta e ha una puzza terribile, terrificante, no, proprio no, la butterò via e boh. Non me ne vogliono le mamme bio, ma io rimango fedele, ho il Pantenol, ho la pasta fissa, ripeto già come ho detto, e infatti finita la pasta fissa, io mi trovo benissimo, non so cosa dirvi, mi spiace, secondo me è la migliore, sarà che io non ho, appunto come ho già detto, non ho avuto mai problemi di irritazioni particolari, però secondo me è la migliore. Poi ho finito le faldine di cotone di Bimbo Store, buone, 50 pezzi, 2,99 euro credo. Mi sono trovata molto bene, le ricompro, quindi vanno bene, abbastanza morbide, non le più morbide, ma un altro contenitore di bastoncini per le orecchie, il dentifricio di Mattia, che adesso forse si è riusciti a fargliene assaggiare un altro tipo, ciao amore, lui usa questo, il chicco alla fragola. Il bagnetto delicato della Crescendo Coop, che è veramente buono, senza paraffina, parabeni, coloranti, fenossientanolo e allergeni da profumo, quindi buono, anche il profumo mi piace molto, è molto bambinesco. Poi ho finito il detergente per i biberoni e le tettarelle, 7 euro di bontà, secondo me si può usare il Winnis, parliamoci chiaro. Poi ho finito questi due ammorbidenti, questo dell'Essence Lunga e questo della Chicco, quello della Chicco mi piace molto di più anche come profumo, sono tutte e due testati a nickel, ipoallergenici senza profumo ovviamente, adesso sto usando quello della Winnis, però sono entrambi molto buoni. E poi ho finito, ho buttato in realtà questa crema dopo sole della Mustela, molto molto buona, la prenderò anche l'anno prossimo, lascia la pelle morbida, ha un profumo buonissimo, e la crema cambio questa della Mustela, buona, ma preferisco la fissa, ne è molto troppo morbida. Ho finito, vado a dar da mangiare a Nicola, ci vediamo al prossimo video.
prossimo video.